Ciao a tutti e bentornati su Dazebao. Questi sono i giorni del G7, un G7 che ha visto affermarsi la posizione di Biden nel suo tentativo di ricompattare l'Europa e i paesi europei in una prospettiva fortemente anticinese. E la Cina è stato proprio il grande tema di questo G7. Si è parlato di Cina direttamente e indirettamente, si è parlato di quelle che possono essere le violazioni dei diritti umani di cui la Cina è accusata in alcune zone del suo territorio, cioè Hong Kong, il Xinjiang o nella relazione tra il continente cinese e l'isola di Taiwan, ma non si è parlato solo di questo, si è parlato anche del pericolo che potrebbe rappresentare quel progetto a guida cinese che è la nuova via della seta, cioè quella serie di investimenti, infrastrutture, accordi commerciali che la Cina sta impostando verso molti paesi, un progetto su cui la presidenza Xi Jinping già da alcuni anni ha messo il proprio volto, ha messo il proprio carico politico nell'ottica di mostrarsi come una nazione leader di questa nuova globalizzazione, ma se la nuova via della seta, da una prospettiva cinese, è sempre presentata come in una prospettiva win-win, cioè una prospettiva in cui chiunque, qualunque paese voglia entrare a far parte di questi accordi, può farlo cercando il proprio vantaggio economico, il proprio guadagno, per la prospettiva occidentale invece questo progetto può essere un pericolo perché potrebbe andare ad indebolire quella che è la posizione, la presenza dell'Occidente in alcuni paesi del mondo. E così sono stati individuati alcuni obiettivi, come per esempio lo stanziamento di centinaia di miliardi di dollari verso alcuni paesi proprio per strapparli dalla possibile influenza cinese. E tra le zone del mondo considerate target di questo finanziamento vi è anche il continente africano, che come sappiamo è un continente in cui negli ultimi decenni la Cina ha intensificato di molto la sua presenza. Ma poi al G7 si è parlato anche del Covid, si è parlato anche di quelle che potrebbero essere le possibili origini del Covid, e si è parlato soprattutto del sospetto che questo virus in realtà sia sfuggito per errore, non intenzionalmente, dal laboratorio di Wuhan, per cui non vi è più la tesi secondo la quale il coronavirus fosse stato costruito deliberatamente dalla Cina per disintegrare il mondo, ma ora la tesi è che questo virus possa essere sfuggito involontariamente da questo laboratorio. Allora parliamo un pochettino di questi tre punti che sono usciti dal G7, partendo magari proprio dal coronavirus, dalle possibili origini del Covid, che almeno fino al 2020 la comunità scientifica escludeva che potesse essere nato in laboratorio. Lo escludeva perché riteneva decisamente più probabile una origine naturale del coronavirus, cioè un salto di specie che poi ha portato questo virus a diffondersi per tutto il mondo, e riteneva decisamente più probabile questo, se non altro perché è così che le cose vanno da sempre su questo pianeta, cioè i virus si trasmettono da animale a uomo e poi in alcuni casi possono capitare le pandemie, che capitano anche con una certa regolarità, ma inoltre riteneva abbastanza improbabile che questo virus potesse essere già stato scoperto in qualche laboratorio cinese, se non altro perché era un virus del tutto sconosciuto alla comunità scientifica, cioè un virus che presentava delle caratteristiche, delle mutazioni sulle quali la comunità scientifica non aveva mai fatto nessun tipo di ricerca. E ciò che no normalmente accade quando uno scienziato scopre un nuovo virus, o partendo da un virus esistente che viene in qualche modo manipolato, o perché ha scoperto un nuovo virus presente in natura, ecco, ciò che normalmente uno scienziato fa in questi casi è pubblicare una ricerca. Perché fa così uno scienziato? Fa così perché gli conviene fare così, nel senso che il suo lavoro è fare delle scoperte e poi pubblicare i risultati di queste scoperte, perché la possibilità che uno scienziato, un ricercatore ha di fare carriera, si basa anche sulla quantità di scoperte, di pubblicazioni che ha fatto, quindi è del tutto normale che quando un nuovo virus viene scoperto vi sia una pubblicazione a riguardo di questo, per cui la comunità scientifica, almeno fino all'anno scorso, aveva escluso che un ricercatore avesse scoperto di nascosto questo virus, l'avesse tenuto nascosto all'umanità e alla comunità scientifica, e poi questo stesso virus per puro errore fosse sfuggito dal laboratorio. Insomma, era una tesi ritenuta abbastanza improbabile, decisamente improbabile, e chi la sosteneva era considerato in qualche modo un complottista, anche se a sostenerla vi erano personaggi abbastanza autorevoli, se pensiamo che vi era il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, che accusava direttamente la Cina di aver inventato questo virus, e mentre accusava la Cina di ciò,
contemporaneamente consigliava agli americani di iniettarsi disinfettanti, di fare i gargarismi con la mucchina e cose di questo tipo. E per questi motivi Donald Trump era stato ritenuto generalmente poco credibile, ed era stato ritenuto poco credibile anche dal Partito Democratico americano, cioè dall'ala politica avversa a Donald Trump, che riteneva appunto le sue tesi non credibili e le rifiutava. Ora invece pare che il Partito Democratico abbia cambiato opinione, cioè stia abbracciando alcune delle tesi che almeno fino all'anno scorso appartenevano solamente al suo avversario, e questa cosa può avere senso anche nell'ottica di quella che è la politica interna degli Stati Uniti d'America, cioè ora che Biden è il presidente degli Stati Uniti d'America ha anche il dovere di ricompattare la popolazione americana, una popolazione che è uscita tutto sommato poco serenamente dalla presidenza Trump. Questo passaggio di presidenza è stato molto turbolento, per certi versi anche tragico, e tra i doveri che sicuramente Biden ha vi è anche quello di dover ricompattare la popolazione americana. Forse anche per questo Biden si dimostra un pochettino più propenso ad accettare alcune delle tesi che inizialmente appartenevano però solamente al suo avversario. Detta così, quindi, sembra non tanto una discussione scientifica quanto più una discussione politica, o quantomeno una discussione che cerca di intercettare alcune istanze della politica e della situazione interna americana. È un peccato, perché è ovvio che la discussione in riferimento alle possibili origini del Covid dovrebbe essere limitatamente una ricerca scientifica, se non altro perché solo la scienza potrà mai scoprire da dove deriva questo virus. Però in ogni caso ora Biden invita gli scienziati anche a riflettere sulla possibilità che questo virus sia sfuggito per errore dal laboratorio, e allora questi scienziati faranno le loro ricerche e staremo a vedere finché non avremo delle prove definitive. Prove definitive che già Donald Trump diceva di avere, ma non ha mai mostrato al mondo, ma prima o poi magari queste prove verranno mostrate. In riferimento invece al possibile pericolo che i progetti della nuova Via della Seta possono rappresentare per l'Europa, ma in realtà in Europa già alcuni paesi in ordine sparso hanno aderito a questi progetti, se non altro perché sono paesi che tradizionalmente fanno affari con la Cina. L'Italia anche ha tentato di inserirsi all'interno di questi accordi che vengono smessi in discussione a più riprese, ma soprattutto la Germania è il paese forse in Europa che riesce a interfacciarsi alla Cina alla pari, cioè come uno stato alla pari che riesce a fare accordi alla pari con la Cina, e questa cosa conviene abbastanza alla Germania, nel senso che ha un certo guadagno economico legato soprattutto a certi settori specifici che tradizionalmente vedono la Germania in una posizione di eccellenza. Per cui questa è la dimostrazione che a fare accordi economici con la Cina chiaramente non si può fare altro che guadagnare. D'altra parte questa è una concezione abbastanza normale di una politica internazionale, e inoltre la Cina è già da tempo uno dei partner commerciali, il maggior partner commerciale dell'Europa in linea generale, per cui è evidente che non si può escludere la Cina da accordi commerciali senza rimetterci una certa quantità di soldi. Ora, questi finanziamenti che si vogliono dare ad alcuni paesi per strappare dall'influenza cinese potrebbero anche essere qualcosa di interessante. Adesso questi finanziamenti per una certa quota saranno rivolti verso l'Africa, ed è interessante che l'Europa vada a considerare l'Africa come un target di investimenti, un target di accordi commerciali, magari alla pari, magari evitando di fare qualcosa di troppo simile a un neocolonialismo. Potrebbe essere qualcosa di interessante, se non altro perché almeno fino a un decennio fa alcuni paesi dell'Africa, anche i paesi più prosperi, pensiamo per esempio alla Libia di Gheddafi, ecco, fino a un decennio fa non erano considerati target di accordi commerciali o di investimenti, ma erano considerati più che altro target di bombe che partivano dall'Italia, bombe che sono partite dall'Europa e dall'Occidente, che hanno destituito Gheddafi con la guerra. E se la Libia di Gheddafi, nel bene e nel male, Gheddafi era riuscito a renderla in qualche modo prospera, ora dopo un decennio la Libia non è certo il paese più prospero dell'Africa, ma anzi uno dei paesi più critici, terreno di pascolo degli scafisti che gestiscono il traffico di esseri umani, il traffico dell'immigrazione dall'Africa verso l'Europa, scafisti, o chiamiamola guardia costiera, con cui l'Italia, le istituzioni italiane hanno fatto accordi, e scafisti con i quali la mafia italiana ha fatto anche affari, perché poi sappiamo che una certa parte dell'immigrazione africana in Italia
Italia, viene poi gestita dalla mafia, ecco. E diciamo che di tutto questo in Italia non si riflette mai nell'ottica di una possibile violazione dei diritti umani, la presenza della mafia in Italia e la gestione che la mafia fa dell'immigrazione, la presenza del caporalato in Italia, ecco, di tutto questo non abbiamo una forza politica che sia in grado di discuterne a livello di una violazione dei diritti umani, o comunque non abbiamo una forza politica governativa che sia in grado di impostare la discussione in questi termini, se non altro perché i diritti umani li violano sempre gli altri e nello specifico i diritti umani li viola sempre la Cina. Allora cerchiamo un pochettino di capire perché la Cina è per l'Occidente questo eterno scandalo. A più riprese negli ultimi decenni sentiamo sempre parlare della Cina come sostanzialmente di una nazione, di una dittatura che non rispetta i diritti umani, qualcosa quindi visto sempre all'opposto rispetto a noi, un noi che rappresenta la civiltà e quindi i diritti che devono essere considerati universali, e un loro, cioè i cinesi, che questi diritti non li rispettano e quindi in qualche modo rappresenta la inciviltà. Ecco, da dove nasce questa idea che la Cina sia questo eterno e costante scandalo per l'Occidente? Perché tutto sommato fin dall'inizio la Cina ha suscitato scandalo in Europa, ha suscitato scandalo nei filosofi quando per la prima volta leggevano quelle notizie riportate dai missionari che erano andati in Cina e poi portavano in Europa alcune notizie in riferimento alla Cina. Ecco, già per loro la Cina era uno scandalo, ed era uno scandalo perché la Cina, si sono accorti fin da subito, che rappresentava una grande civiltà, una civiltà feconda dal punto di vista culturale, una civiltà feconda dal punto di vista economico, ma una civiltà che non era cristiana, è una civiltà che non sarebbe mai stata cristiana. Ecco, in qualche modo la Cina rappresentava qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che a cui l'Europa era abituata quando andava dall'altra parte del mondo e magari incontrava quel buon selvaggio non sviluppato, quell'indigeno arretrato, primitivo, che doveva convertire. Il mito del buon selvaggio da convertire è qualcosa di molto molto diverso rispetto a quello che si sono trovati di fronte quando sono arrivati in Cina, cioè la dimostrazione che si possa esistere in questo mondo anche senza derivare dalla discendenza di Adamo, anche senza essere cristiani e anche senza mai volerlo essere. Questo è chiaramente stato uno scandalo che soprattutto ha coinvolto quell'aspetto religioso dell'Europa, ma anche la filosofia in qualche modo si è scandalizzata guardando verso la Cina, perché la filosofia ha scoperto nella Cina un pensiero complesso, un sistema di pensiero complesso ed estremamente articolato, che d'altra parte regolava e caratterizzava una civiltà vecchia, ben più antica delle civiltà e degli stati che in quel momento c'erano in Europa. Ecco, il pensiero cinese in qualche modo dava forma ad una cultura così antica, però era un pensiero che non partiva in alcun modo dalla filosofia greca, e proprio dalla filosofia greca i filosofi dell'illuminismo europeo invece stavano partendo per fondare la loro identità, e vedere come in Cina ci potesse essere un sistema di pensiero sviluppato e articolato altrettanto quanto il nostro, ma che però partiva da basi differenti, beh, anche questo era uno scandalo, tanto che alcuni filosofi, soprattutto Hegel, hanno addirittura negato la possibilità che il pensiero cinese potesse essere chiamato una filosofia, proprio perché non partiva dalle stesse basi secondo le quali, secondo cui per Hegel la filosofia sarebbe dovuta partire, quindi uno scandalo religioso, uno scandalo filosofico, ma negli ultimi anni la Cina è soprattutto uno scandalo politico, perché in Cina esistono delle istituzioni completamente differenti rispetto a quelle che ci sono in Occidente, in Cina esistono dei modi per scegliere la classe dirigente estremamente differenti rispetto a quelle che ci sono in Occidente, eppure la Cina funziona, essendo anche una nazione di più di un miliardo e mezzo di abitanti, ecco, riesce a vivere, prosperare anche dal punto di vista economico. La Cina, con queste istituzioni così diverse dalle nostre, è riuscita comunque a portare fuori dalla povertà 800 milioni di persone, un traguardo che nessun altro continente è mai riuscito a fare in questo pianeta, ma tutto questo è stato fatto senza appunto avere quelle nostre istituzioni, quei nostri diritti o quella concezione del potere del cittadino che si è affermata da noi. E questa cosa per l'Occidente è scandalosa e inaccettabile. Beh, la Cina è l'eterno scandalo dell'Occidente, ma d'altra parte l'Europa invece per la Cina non è affatto scandalosa. Cioè, se per noi la Cina rappresenta uno scandalo, per i cinesi l'Europa invece scandalo non è. I cinesi riescono tranquillamente e serenamente a vivere su questo pianeta, anche sapendo che su questo pianeta possono esistere delle culture che non sono cinesi, se non altro perché la Cina non ha mai avuto questa tendenza di voler civilizzare gli altri, cioè di voler presentare al mondo
mondo alcuni dei suoi valori, alcuni dei suoi diritti, alcune delle sue concezioni dell'individuo, dell'uomo, come qualcosa di universale. La Cina ha sempre concepito la sua cultura come qualcosa di particolare, cioè come qualcosa che appartiene soprattutto alla cultura cinese, all'origine cinese della sua cultura, e non come qualcosa che sia necessariamente esportabile nel resto del mondo. Questa è la profonda differenza tra la Cina e l'Europa, un'Europa che invece fin dall'inizio ha voluto presentare se stessa come civilizzatrice cristianizzante verso il resto del mondo. E così anche l'America in un certo senso si è formata proprio su questa urgenza civilizzatrice. Pensiamo ad esempio che l'America nasce da quella spedizione di puritani inglesi che nel 1630 prendono la nave e si recano nel Nuovo Mondo. Ecco, questi puritani si ritenevano essere il popolo eletto da Dio, il popolo eletto dal Signore, si ritenevano il nuovo Israele, ecco, il nuovo popolo benedetto che aveva come dovere morale anche quello di civilizzare gli altri. In un certo senso la teologia puritana era certamente un pensiero religioso, ma era anche un pensiero politico, cioè un pensiero che andava anche a regolare quelli che sarebbero stati i rapporti tra questo gruppo di coloni europei che si andava a esplorare il nuovo mondo e le popolazioni autoctone che avrebbe via via incontrato, popolazioni che in questo nuovo mondo già vivevano da tempo. Ecco, il dovere di civilizzare, un dovere di fronte a Dio, ma anche di fronte agli altri uomini, di civilizzare queste popolazioni, e si è trasformato anche nel dovere di doverle sterminare. D'altra parte, un altro dei concetti della teologia puritana è quello della violenza redentrice, cioè la violenza può essere una forma di salvezza verso queste popolazioni che non vogliono aderire al nostro tipo di civiltà, e così si pongono le basi di quello che diventerà gli Stati Uniti d'America, un paese che si riterrà eccezionale, l'eccezionalismo americano, cioè l'idea che l'America sia un paese, un popolo eccezionale, non vi siano altri popoli che siano paragonabili ad esso. Questa cosa deriva direttamente dall'idea che l'America sia un popolo benedetto dal Signore, quindi senza uguali, un fatto inedito nella storia del mondo in qualche modo. Questo è ciò che gli americani pensano di loro stessi, ma questa idea di violenza redentrice è qualcosa che poi rimarrà anche nella storia americana. Pensiamo ad esempio al 1945, quando viene sganciata la bomba atomica. Ecco, anche in quel momento il presidente americano parlerà di violenza redentrice, cioè della morte come unica possibilità di salvezza per i nemici, cioè come unico modo per salvare i nemici da loro stessi. Quindi in qualche modo la morte non è vista come una inevitabile, triste conseguenza della guerra, no, è vista anche proprio come una via, una strada di salvezza. Detta così chiaramente sembra che stiamo parlando di una setta di psicopatici. In realtà stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, ma perché stiamo parlando di quelle che sono le parti, i concetti più estremi della mitologia che è alla base della cultura americana. Ora, ogni cultura al suo interno un aspetto moderato e un aspetto estremo. L'America ha al suo interno chiaramente un aspetto moderato, ma anche un aspetto estremo, così come anche la Cina ha al suo interno aspetti moderati e aspetti estremi. Questo non c'è ombra di dubbio. Gli aspetti estremi sono quegli aspetti a cui una cultura può fare ricorso in un momento, in momenti di difficoltà. E così è stato per l'America, anche con l'idea di eccezionalismo americano. La ritroviamo ad esempio nel 2001 con Bush, a seguito dell'attacco alle Torri Gemelle, un attacco che colpisce l'America al cuore, creando così tanti danni, così tanto dolore che tutto l'Occidente condividerà, tutto il mondo potremmo dire. Beh, Bush, per giustificare quello che poi sarà l'intervento militare, lo giustificherà non nei termini di un intervento localizzato in una precisa area geografica, ma nei termini di uno scontro tra civiltà. Cioè l'America è stata colpita al cuore del suo eccezionalismo e ha il dovere di fronte agli altri stati e di fronte a Dio di intervenire in difesa della civiltà contro gli incivili. Ecco, il fallimento, il grosso fallimento di questa spedizione militare così dispendiosa dal punto di vista economico, ma che così poca civiltà riuscirà a portare in quelle zone del mondo, ecco, questo fallimento in qualche modo creerà un momento di pausa. Le due presidenze successive, cioè la presidenza Obama, ma anche la presidenza Trump, in un certo momento metteranno in pausa questo concetto dell'eccezionalismo americano, tanto che per certi versi potremmo dire che Obama e Trump sono le due facce della stessa medaglia, cioè del momento in cui l'America ha smesso di credere nel suo eccezionalismo, nella sua idea di essere un popolo eccezionale. E Obama dirà candidamente che ogni popolo ha il diritto di sentirsi eccezionale, non solamente l'America, e allo stesso modo anche Trump dirà cose simili,
simile soprattutto presenterà la politica americana non come una politica civilizzatrice di intervento militare verso altri paesi, ma si discosterà molto da questa visione che invece aveva caratterizzato l'America di qualche anno prima, ma vorrà presentare l'America solo come una nazione che, tutto sommato, come le altre, è interessata al suo guadagno economico, al suo profitto, tanto che arriverà fin quasi a fare accordi con la Corea del Nord, quanto via di più distante dalla civiltà americana. Ecco, però, essendo che l'eccezionalismo americano è qualcosa che risiede proprio nell'intimo della cultura americana, abbandonarlo costa un caro prezzo. Ed è costato un caro prezzo ad Obama, che non ha visto riconfermata la sua politica, non ha visto la possibilità di essere eletta quella che era la sua candidata, cioè Hillary Clinton, ma anche Donald Trump si è accorto del prezzo che doveva pagare per rinunciare a questo concetto, tanto che a un certo punto ecco che ha di nuovo impostato una sorta di guerra di civiltà, costruendo la Cina come un nemico che non rispetta la civiltà, un nemico verso la quale l'America deve stare attenta e magari anche deve intervenire. Ecco, la costruzione della Cina come nemico fa anche parte di questa seconda fase dell'amministrazione Trump, una fase che tutto sommato vediamo anche per certi versi essere riconfermata da Biden. Cioè Biden sta seguendo quel solco tracciato da Trump, almeno per quanto riguarda la relazione con la Cina, così come di nuovo vuole presentare l'America come una nazione leader all'interno dell'Occidente, l'unica nazione in grado di ricompattare un Occidente che altrimenti, secondo questa visione, sarebbe litigioso e non riuscirebbe mai a mettersi d'accordo su niente. Ecco, l'America di Biden vuole presentarsi come questa cosa qui, cioè come questa nazione, la quinta essenza dell'Occidente, che solo quando c'è può mantenere insieme un Occidente che altrimenti sarebbe costretto a essere diviso. Ecco, come vediamo, il G7 sostanzialmente è stato il riconfermarsi soprattutto di quella che è la posizione americana, da un lato di un ricompattamento interno della popolazione americana e dall'altro di un'America che vuole ripresentarsi in un certo modo verso il mondo. Ecco, bentornata America, bentornata in forma splendida, staremo a vedere insomma che cosa capiterà. Vi ringrazio per essere arrivati fin qua e ci vedremo al prossimo video.